Sebastiano è venuto da me a portarmi una macchina fotografica di Liliana. Io gli ho detto: «Ma mi lasci la macchina fotografica di Lilly che non si vede da 2 giorni? Cosa fai? Dai già via la sua roba?» Lui mi ha risposto che la moglie si era suicidata, ma lei non avrebbe mai fatto un gesto del genere. Io gli ho risposto e solo allora mi ha guardato negli occhi e mi ha detto che avevo ragione. Poi ha consegnato gli hard disk, i dischi che contengono la memoria interna del computer, a mio marito, dicendo che poteva tenerli e anche guardarli se voleva, in quanto non vi era dentro nulla di eclatante, ma solo foto. Mio marito, invece, quando ha saputo che c'era stata una perquisizione a casa di Sebastiano, li ha consegnati alla polizia. Quel giorno ci disse anche che voleva portarci 20.000 euro. Io l'ho guardato e gli ho detto di no. Questa sorprendente testimonianza risale al 16 dicembre 2021, appena 2 giorni dopo la scomparsa di Liliana Resinovic. In quel frangente, il marito, Sebastiano Visintin, compì uno dei suoi primi gesti insoliti. Si recò a casa dell'amica di Liliana, Laura, per consegnarle alcuni oggetti appartenuti alla moglie. Tuttavia, ciò che colpì ancor di più fu l'annuncio che avrebbe affidato a Laura la somma di 20.000 euro in contanti. La ragione di un gesto così straordinario rimane uno dei numerosi misteri mai approfonditi nel caso di Trieste. A distanza di 2 anni, Visintin è tornato sull'argomento, affermando che in quel periodo non stava bene. Riguardo agli oggetti consegnati all'amica, ha cercato di chiarire la situazione. Erano le cose più preziose di Liliana. Laura può dire quello che vuole, ma la verità è che non sono mai stato accettato dalla famiglia e dagli amici di Liliana. Oggi tutti mi tengono lontano. Il comportamento dei parenti e degli amici nei confronti di Sebastiano è effettivamente cambiato, ma ciò è dovuto alle continue contraddizioni in cui l'uomo è incappato in questi 2 anni, caratterizzati da frequenti cambi di versione e omissioni. Nel giorno stesso della scomparsa della moglie, furono altri 2 amici, Gabriella e suo marito Salvatore, a convincerlo a presentare una denuncia. Nonostante Liliana non desse notizie di sé fin dalle 8 del mattino, Sebastiano non aveva ancora informato le autorità competenti fino a sera. Se non fosse stato per le pressioni della coppia di amici, probabilmente avrebbe atteso ancora, forse 1 o 2 giorni. Fin dalle prime interviste, Sebastiano non esclude l'ipotesi del suicidio, ma oggi ha cambiato idea, sostenendo che la sua Lilly sia stata aggredita. Ma non ha detto la verità riguardo al rapporto tra lui e la moglie. Pur ribadendo che andavano d'accordo e che erano una coppia perfetta, a smentirlo sono stati altri amici che cenarono con loro la sera del 13 dicembre. Sebastiano e Lilly litigarono persino a tavola. Nonostante siano trascorsi 2 anni, l'uomo continua a negare questa circostanza, così come respinge l'ipotesi che la moglie avesse un amante. Tuttavia questa non è un'ipotesi, bensì una certezza. Lilly e Claudio Sterpin avevano una storia clandestina. È emerso dal contenuto dei messaggi che si scambiavano. Il 14 dicembre 2021, giorno della scomparsa della moglie, Sebastiano prese il telefono della donna e bloccò il contatto di Sterpin. Come può oggi sostenere di non sapere nulla della tresca? Sterpin continuava a chiamare Lilly, preoccupato per la mancanza di sue notizie dal mattino. La donna avrebbe dovuto recarsi a casa sua, ma non si era presentata. In un momento così drammatico, di fronte alle chiamate di Sterpin sul telefono della moglie, Visintin avrebbe dovuto rispondere invece di bloccare il numero per impedirgli di chiamare ancora. In ogni caso, sarà la nuova autopsia a chiarire le circostanze della morte di Liliana. La salma sarà riesumata tra poche settimane e sottoposta ad analisi. I medici dovranno esaminare le ferite che aveva in faccia al momento del ritrovamento del cadavere nel bosco. Secondo i consulenti di parte, tali segni sono compatibili con un'aggressione. Se gli esperti della procura dovessero giungere alla stessa conclusione, l'indagine sarebbe costretta a ripartire da capo.